Ragazzi, tutti dal Comendone veneziano, la voglio fare una piccola spiegazione, purtroppo sono dovuto ricominciare la stagione perché come qualcuno mi ha detto era molto buggata e quando l'ho ripresa avevo tutti i nomi delle squadre sballati, quindi nonostante il no fake, casini vari, ho detto ricomincio, ho avuto solo 6 partite e sono allo stesso punto di come ho finito, 6 partite giocate in campionato di Champions, c'è solo una differenza, ho comprato sempre singolo o singola sopra la scelta e Pino, l'unica differenza è che ho venuto a Politano a 14 al posto di 9, quindi sono preso soldi in più. E in campionato ne avevo vinte 5 per progetto 1, stavolta ne ho vinte tutte 6 con una difesa devastante, soprattutto le ho vinte tutte in Champions League con un girone molto più abbordabile. 1-0 col Bologna, 3-0 con l'Empoli, 6-0 con Lecce, 3-0 con la Fiorentina, Siviglia 3-0, Lazio 1-0, Ferencváros 4-0, Sassuolo 4-1 primo gol subito. Se abbiamo l'Inter, ma abbiamo le brutte notizie, cominciamo a registrare. Arrivano le brutte notizie, ovviamente. Fuori sia Osimhen che Meret, perfetto. Direi che è tutto regolarissimo. Allora mettiamo Simeone. Ok. E Salvatore Siligu. Certo, andare contro l'Inter così non è proprio bellissimo, che è la seconda della classe. Resto tutto uguale, difesa per il momento granitica, ma adesso cominceremo a prendere bombe. Champions League, chiaramente col girone semplice. Rispetto al primo, c'è andata di culo. Guardiamo le classifiche. In UEFA Champions siamo ovviamente primi a 6 punti col Ferencváros a 3, Porto e Siviglia, no, scusatemi, Porto 3 e Siviglia 0, mentre in Campionatus siamo in testa con una partita anche in più rispetto all'Inter, molto bene, chiaramente adesso è dura la roba in zona retrocessione, benissimo. Bene, bene, bene. Noi abbiamo Juve Sampdoria, Inter Napoli ed Empoli Milan, quindi turno più favorevole per le altre. Finora tutto alla grande, Pino benissimo, Kvara benissimo, Osimhen benissimo, tutti alla grande. Purtroppo ho avuto questi due piccoli infortuni e soprattutto adesso partono le partite difficili. Allora, Juve vince e il Milan vince, ovviamente. Ok, stiamo offensivi, non voglio cambiare, fino a siamo andati bene, allora Zerbin lo portiamo. Lozano non sta benissimo, mamma mia. Se Meret comunque lo portiamo, dai. Il resto della squadra c'è, abbiamo le tazze Zielinski. È un po' stanco anche lo Madonna. Ho fatalità, oggi siamo tutti morti. Però con l'Inter mi sento di far cambio. Piuttosto che facciamo in Champions, che comunque abbiamo già 6 punti e possiamo, tra virgolette, rischiarla. Vai, vediamo. Simeone, posto così, ma è un'assenza pesantissima, però vai. Vai, ragazzi. Anche un punto andrebbe bene. E sono dovuto rifare tutto. Meno male che erano poche giornate. Ho fatto proprio una rasciata. Ho fatto. Anche se in realtà ci ho messo un po' di più nelle tattiche, nelle robe. Vai. Infatti si vede comunque ho 2 punti in più. Rispetto a, però non ho giocato contro il Milan, che contro il Milan ha fatto un bel pareggio. E la Champions con un girone così, chiaramente la più semplice. Vai, ragazzi. Si parte Inter-Napoli a Milano. Aspetta che forse qua sì, bisogna risistemare. Ok. Vabbè, audio sì. Azione chiave. Perfetto. Vai, ragazzi. Vediamo, chiaramente arriverà la prima sconfitta in diretta, lo so già. È sempre così. Attenzione, Lobotka, bravo Lobotka, la prende, ma l'Inter recupera. Ok, purtroppo Milan hanno vinto. Attenzione, l'Inter. È subito Skriniar. Detto, fatto. Milan Skriniar 1-0 Inter. Incredibile, eh. Incoraggiamoli. Qua è tutto giusto, a parte questo. Vai. Aggressivo Barella, mi piace questa cosa. Peccato, abbiamo preso gol, proprio una cagata che potevamo tra... Ancora angolo, oddio. Di Marco. Il Miki, dai ragazzi, però sveglia Fiori, cioè, è fatto bene fino adesso, adesso pa,
si ricomincia, facciamo cagare. Siamo proprio stanchi però, eh. No, scusate. Only Inter per il momento, Acerbi. Dumfries. Purtroppo c'è solo l'Inter. Bravo Lobo. No, Lobo, zio capra. Due volte recupera la palla e la perde subito. Ma perché? Ma questo è una fastidia. È solo a far cagare. Oh, Zinischi recupera bene stavolta. Kvara, Lobo. Vai lui, vai lui. Kvara. Kvara si invola, Rui, Zielinski, Zielinski! 1-1, Piotr, Zielinski, 1-1. Bravi ragazzi. Adesso subito l'Inter deve pareggiarla, deve segnare di nuovo. Bastoni. Milan. Dumfries. No, Lautaro da solo, no. Oh, subito. Che bella che sto gioco. Incredibile. Lo prendo subito il gol. Proprio con l'Inter devo perdere. Svegliamoci però, ragazzi. Facciamo così. Molto stanco la vodka. Mettiamo Demme. Ok. Anche Zielinski è stanco, mettiamo non bene. So che cambiare due centrocampisti è delicato, però sono veramente finiti. Dai, proviamoci. Dai, che non è finita. Demme, prima volta che subiamo due gol questa stagione. Rui. Pino! Fuori, ovviamente. Cazzo. Dai, Fiori, dai. Raga, sveglia. Almeno un pareggino, cazzo. Vai Rui, cross. Niente. Demme. Rui. Non ci credo cosa ha preso Skriniar. Kvara. Demme. Gol di Demme! Cambio azzeccato e vaffanculo. La squadra è finita, però anche Zanghi. Madonna, avevo il centrocampo che è tutto morto. Mettiamo Emas che lo può fare tranquillamente. Togliamo Simeone che non, mi hanno detto che non ce la fa. Ora mettiamo il Raspa. Vai. Vediamo se riusciamo a riprenderlo subito. Dzeko, attenzione, Correa, bravi. Vai di Lorenzo. Vai di lì. Anche un pareggio me lo godo comunque, eh. Ultimo cambio. Esce Di Lorenzo, entra il buon Singo o Singo, perché questa era sempre la vostra scelta. Va bene, dai, buon pareggio. Come col Milan, perfetto, quindi siamo in linea, sempre a San Siro, perfetto. Va bene, dai. Va bene sto pareggio. Demme è contento, godo. Gli ho fatto un golazzo, cazzo. È un po' in calo, non si capisce il perché, però vabbè. Conferenza stampa, facciamola insieme. Ok. Ma no. Non è a far loro. Boh. E adesso andiamo in Champions. Ok, ragazzi, siamo qua. Purtroppo non possiamo mettere Zielinski, è stanchissimo. Ritorna però Osimhen e Meret. Vediamo un po' cosa combiniamo col Porto. Se ci sono primo tempo a fare Osimhen però ancora. Osimhen è ancora però un po' a rischio. No, sinceramente non lo rischio.
Mettiamo il raspa. Non ho voglia di rischiarmelo, sinceramente. Vai. È ancora leggermente infortunato. Vediamo. In UEFA Champions. Dai. Andiamo per il copycat. Il copycat. Vaffanculo anche il copycat. Boh. Subito Ottavio. Aia. Mamma mia, merda, c'è. Dai, ragazzi, in casa un pareggino. Altro bel pareggino. Proprio per avere, diciamo, la qualificazione quasi in tasca. Incoraggiamo sti ragazzi. Vai, soldato Kim, ragazzi, Lobotka. Lobotka, però senza Osimhen è dura, ragazzi, in attacco. Occio, brutto, brutto, brutto. Mamma mia. Relax, Beppe, relax. Stiamo facendo un po' di fatica. Pino è un po' stanco, il piccolo Pino. Partita equilibrata, comunque. Vai Lobo, vai Kvara, Kvara, ti prego qua. Vai Kvara, Kvara se ne va, Kvara se ne va. Super Kvara, cross, anche sa! Non ci credo cosa mi ha preso. Cosa mi ha preso. Vai, cross di lui e ci abbracciamo, dai. Niente. Dai che ci siamo anche noi. Vai Pino. Pino, mamma mia. Jesus, Lobotka, ma vaffanculo. Finisce il primo tempo molto equilibrato. Dai. Dai, cazzo. Vediamo qua. Anghissà è un po' stanco. Mettiamo Elmas. Dai, raga. Evan Nelson. Bravissimo lui, vai Marione. Marione, ma Raspa, purtroppo. Attenzione però Pino, Jeremy, Jeremy. Raspa ancora parata. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Vai lui, un bel cross. Niente. Kvara non riesce a prenderla. Ma dai, però ferma il gioco. Bravo Kvara de nostra. Bravo Kvara de nostra. Questo è brutto Ottavio. Ah, no, mamma mia. Abbiamo un po' rischiata. Però siamo veramente là con le azioni. Elmas fatica a entrare in partita. Bene. Perfetto. Attenzione. Raspadori! Raspa! Gol di Raspa su cagata del portiere! E andiamo in vantaggio! Andiamo in vantaggio! Bravi, bravi raga. Ma Kvara è finito però, Kvara ha fatto gli straordinari. Entra Lozano. E poi abbiamo anche Di Lorenzo che è anche ammonito. Mettiamo Singo. Attenzione che il Porto è una squadra molto fastidiosa. Roba nostra, roba nostra. Cagata di Meret, mamma mia. Bravo Pino che la butta via, Elmas la spazza. Proviamo un po' a abbassare il gioco perché siamo stanchi. Ok. Cambiamo un po' atteggiamento. Speriamo di non pagarla, ma la squadra è stanca. La squadra è molto stanca. Andiamo a Zielinski un po' di minuti anche perché Dombele è finito. Abbiamo ancora un cambio. Esce il soldato. Entra Østergaard. Teniamo duro, raga. Mamma mia, qua ha rischiato un Dombele l'espulsione. Bravo Jesus, ma c'è il Porto. Gio Mario, gol.
Kim il soldato, mamma. Che la sofferenza. Dai, Fioi, dai, con 9 punti siamo passati praticamente. Con rapporto. Stiamo schiacciando, ma lo sapevo. Guarda i fumogeni, sono fumogeni in campo. Vai, Irving. Lozano, Ciuchi Lozano. Vai, Marietto. Marietto. Ma Lozano la recupera da campione. Vai, Loz. Mamma mia, che Napoli, che Naples, 2-0. Che Napoli, signori, che Napoli. Bella vittoria. Non ho di nuovo clean sheet. Ben fatto. E si vola, Beppe. E si vola. Perfetto. Eh sì, grazie Sergio. Sergio Conceição. Godo. Conceição mi stima. Raga, molto turnover a Udine perché la squadra è molto stanca. Speriamo bene. Qua rischiamo grosso perché sono quelle partite trappola. Ma la squadra comincia a essere stanca perché tante partite ogni 2 minuti. Però bisogna cercare di vincerla. Vai, raga. A Udine un po' rimaneggiati. Osimhen ancora non sembra prontissimo. Vediamo Dombele, Demme, Lozano, Simeone, Elmas. Squadra con parecchi anche in difesa. Juan Jesus, Ostigard, cioè, un po' pericoloso. Ma Kim era morto. No, mamma mia, gol gol. Mamma che culo. Culo atroce, culo atroce. Concentrazione proprio. Vai, Irving. Dopo lo spavento, adesso dobbiamo giocare bene. Dai, vai, Sime. Niente da fare. Deulofeu. Udogie, buona squadra l'Udinese, ovviamente. Ocho. Mamma mia, ancora Udinese, però. Beto, gol. Si è visto subito, gol dell'Udinese. Beto. Cominciamo un po' a scricchiolare. Lozano. Demme. Bello, Sime. Vabbè. Doppio palo di Sime. Elmas. Ed Eurogol di Anghissà, mamma mia, traversa gol. Bellissimo gol. Dai. Ecco, subito però corner dell'Udinese. Incoraggiamoli sti ragazzi, dai. Lui, stanco. Partita anche questa molto equilibrata, vedendo le statistiche. Finisce la prima frazione. Io direi qualcuno da metro Kvara per Elmas abbastanza impalpabile. E proviamo. Osimhen, speriamo bene però. Abbiamo messo le due bocche di fuoco, però Osimhen ancora non propriamente in straforma. Ragazzi, cerchiamo di portarla a casa. Dai, non voglio un altro pareggio, no, a Udine. Oh, c'ho Udogie, dormiamo. Era difesa molto in difficoltà. Difesa in grosso, le riserve, due riserve, non puoi mettere due centrali di riserva, ho sbagliato, colpa mia. Sì, rigore, rigore. Ai ai ai, qua si rischia veramente il tracollo. Ti prego, Meret. Gol, gol dell'Udinese.
Purtroppo c'è il gol dell'Udinese. Facciamo entrare anche Pino. Stiamo pagando la difesa. La difesa. Che poi in realtà è coglione. Ho messo la mano. Quindi non è doppio. Ma era veramente. Non mi capacito di questa debacle a Udine. Brutta, brutta sconfitta. Dai, meno un pareggino, cazzo. Bravo Kvara che recupera Ndombele. Anghissa. Vai Pino. Pino! Osimhen! Victor Osimhen! Appena entrato su assist meraviglioso di Pino. 2-2. Dai, cazzo. Stiamo avendo troppi gol però adesso. Dopo un... Dai, proviamoci, proviamoci. Non riusciamo. Non riusciamo a portarla a casa. Secondo pareggio di 2-2 consecutivo. Non va bene sto pareggio, Udine. Dopo la bella vittoria in Champions, porca miseria. Vediamo qua. No. Sì, grande Pino. Piccola flessione, adesso vediamo il Milan può superarci il Milan. Contro il Porto mettiamo il titolare, vorrei chiudere, ecco l'unica roba però forse cambiamo, sì, diciamo, Zambetto un po' stanco. Bene, andiamo. Dai, mamma mia. Comunque Ostigar fuori un mesetto, eh. Questa non è proprio una bellissima notizia. Sarebbe bello chiudere al primo tempo, però se due pareggi in Champions. Cioè, se due pareggi in campionato mi hanno un po' dato fastidio. Adesso bisogna capire in campionato. Il Milan adesso è primo in classifica. E sembra bello lanciato, dai. Attenzione, qua c'è la Champions che va. C'è la Champions che va, attenzione. Quindi probabilmente ci saranno i copyright che vaneggiano, i copy devo parlare forte. Dai raga, ma perché sti vaneggi? C'è l'inno della Champions e piove. E adesso prenderemo il copyright. Dai che prendiamo il copyright. The Champions! Pu, 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 pu. Ok, in caso magari tolgo l'audio. Vai, Shingo. Il Zielo. No, mamma mia. Pioggerina bastarda, gol del Porto. Oh, fatalità. Dopo un bel inizio, arrivano le difficoltà. Basterebbe un pareggio per la sicurezza praticamente. Pioggerina fastidiosa. Sta qua è stanca, però la squadra è già stanca, cazzo. Occhio. Ndombele, eroraccio di Ndombele. Gol, 2-0 Galeno. Doppietta mostruosa. Uno, due, micidiale. Ancora. Vediamo se riusciamo un po' a svegliarci. Però troppi gol stiamo prendendo adesso, eh. Siamo passati da non prendere neanche uno a prenderne troppi. Si prospetta la prima sconfitta stagionale? Penso proprio di sì. La squadra gira a vuoto, raga. La squadra gira a vuoto. La mancherà mai. Ma Dio Cristo, però dai. In una partita 600 errori.
Bene, è già morto. Sveglia, raga. Finora non siamo mai entrati in partita. Mai. Ancora porto. Only porto, purtroppo. Non bene quello che prova un buon pallone, ma l'errore che ha fatto su 2-0 è scandaloso. Pino. Bravo Pino. No, Pino un cazzo. Male, male, male. Qua farà gran cosa Pino, non perdere, non sbagliarla. Pino, vaffanculo, passala. Bella azione di Pino, ma non basta. Zielinski. Kvara. Ancora Zielo. Fuori gioco, ovviamente. Quantomeno ci siamo leggermente svegliati. Osimhen deve andare via. Osimhen si ingo stanchissimi. Insomma, Madonna, Rachmaninov, tutti quei difese. Ma la strada ha giocato bene il Napoli in realtà, però che fatica qua. Simeone per Osimhen. Molto offensiva, non c'è molto da difendere purtroppo. Alziamo un po' il Bari. Vai. Ndombele distrutto, anche Kvara. Ok. Stanchissimi siamo, siamo troppo, troppo stanchi. In realtà anche il Porto non lo vedo che è stanco, però... Cioè, non abbiamo ancora chiuso il girone, purtroppo. Stava un pareggio, secondo me erano tranquilli, porca miseria. Diamo un po' di riposo a lui, ma la partita è andata, purtroppo. Ci vuole un miracolo, 11 minuti. Ma non abbiamo fatto nessuna azione veramente degna di nota, a parte il recupero di Pino. Bravo ancora Pino, Pino mi piace, però ragazzi, che acquisto Pino, ha pagato parecchio, ma fa il suo Pino in mezzo. Pino Silvestri allo 0! La riapriamo, bravissimi, bravo Pino ancora. Gran colpo l'acquisto di Pino. Dai, meno un golletto abbiamo fatto, dai, proviamoci. Proviamoci alla fine. Però manca troppo poco, 5 di recupero. Vediamo se ci dà almeno un'occasione al gioco, non ce la dà. Dai, perdiamo 2-1. Vai. Peccato. Abbiamo un po' riaperto il girone. 9-6-4. Insomma, siamo quasi passati. Dai. 7 da tutti rotti, però cominciamo. Sì, ma scusa, ma potrò dire quel cazzo che voglio? Stai zitto, Lozano, per il cazzo. Vai. Fanculo. Ok, raga, siamo a partita contro la Juventus, importantissima. E come potete vedere, il migliore dei nostri è Jeremy Pino. Zielinski, ma Pino, show per il momento. Godo. Ma lui è squalificato, chiaramente, quindi sempre non giochiamo. Mettiamo un po' di pressione. Dai, sono ispirati. Dai, raga, è importantissimo tornare alla vittoria. Il Milan ha vinto 5-0, ragazzi. 5-0 del Milan con Lecce.
Il Milan sta scappando via purtroppo. Attenzione, Ndombele già infortunato leggermente, benissimo. Lozano piove a Napoli. Jeremy, Lorenzo, Kvara, rigore, calcio di rigore, vediamo perché comunque un po' dubbio forse. Rigore concesso, bel rigore, bisogna segnarlo però. Zielinski, palla da una parte, portiere dall'altra, 1-0, ma non abbiamo ancora fatto niente. Anche Roma e Inter hanno vinto, dobbiamo vincere per forza oggi. Jeremy, bravo Jeremy. Bravo Ndombele, dai. Ndombele. Il soldato Kim non può perdermela con il soldato Kim, però non è assurdo. Ancora recupero e ancora la perdiamo. Bravo soldato, Pino. Osi. Zielinski, bravissimo per Kvara. Kvara d'ora. Kvara d'ora! Fuori gioco. Annullata. Peccato. Dai, adesso sono bel pressing, quello che voglio, cazzo. Oh, io non la perde, Bremer. Angle di Maria, Di Maria, Di Maria, non fallo tirare, gol. Dai, buon primo tempo. Esce Ndombele, entra. No, scusate, ma che cazzo. Dov'è nulla qua? Ok. Mettiamo Demme, essere bello arrogante Demme. Anche Anguissa non è messo benissimo. Serve migliore Osimhen però, eh. Forse un centrocampista in più ci servirebbe, però. Vediamo se a gennaio. No, Rahmani fa cagare, però. Cioè, mamma mia, quante volte viene saltato. Fio, io lo tolgo, non interessa. Mettiamo Juan Jesus. Dopo, non mi piace. Rabiot, Sandrino, Sandrino, no! Bravo Meret, dai, però manca ancora una vita. Manca ancora una vita, purtroppo. Tattiche. Esce Osimhen che ancora non è in condizione. Esce Pino, entra Lozano. E per Lobotka. Beh, mettiamo Anguissa, un po' possiamo metterlo. Positiva. Istruzioni. Ok. E vediamo se riusciamo a tenerla. Proprio importantissimo sto 1-0. Yes, vittoria di rigore 1-0 pesante con la Juve. Bravi raga, bravi raga, bravi raga. Ok. No, anche Ndombele, ma basta però. Ma che palle. Tutto a centrocampo. Tutti a centrocampo. Vai raga, contro la Sampdoria bisogna vincere assolutamente.
Siamo ancora fiduciosi in me che deve riprendere la forma. Dai, bella vittoria con la Juve. Siamo tornati al nostro clean sheet. E godo. Vai contro la Samp, voli 3 punti. Attenzione. Pino. Mamma mia, Pino, peccato. Peccato per Jeremy. Stadio che comunque ancora continua a essere contro le partite, diciamo, più piccole e non pieno. Mi dà fastidio sta roba. Vai Osi, Osi, Osi contro tutti. Osi, 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 fuori. Per segnarli sti gol. Jeremy, calcio d'angolo, ancora Pino che è sempre nel vivo. Ti prego Ramani, non farmi cagate. Jesus, Kim, un turno di riposo perché hai distrutto. Singo. Osimhen, finalmente grande gol di Osi. Grande assist anche di Wilfred. Bravo, bravo Singo, 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 Singo. Tutta la razza ha perso il derby. Mia squadra è già distrutta, benissimo, che bello. Cioè, Osimhen e Kvara sono disfai. Togliamo Kvara e mettiamo Irving, lo useno. Che è Kvara, devo farlo riposare perché veramente ha fatto gli straordinari. Recupera Odero, però l'1-0 non mi basta, è pericoloso. Bravo, Osi, dai, facciamo 2-0, ma ritolgo anche Osi. Loz, 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 Loz. Ah, peccato. Peccato, peccato, peccato. Jeremy, ancora Jeremy. Juan Jesus, boom, boom. 2-0, bravo Juan. Esce Irving, entra Giacomo Raspadori. Poi abbiamo un Zambon chissà distrutto, entra Elmas. E togliamo anche Olivera. E mettiamo Marione Rui. Terzini probabilmente li tengo a supporto però, eh. Non mi fido di attaccare anche con loro. Demme, bravissimo, Demme per il nulla però. Dai, Jesus, che gioca sempre bene, Jesus. No, chissà, nostri errori. Occio. Bravo. Vai, Olivera. Mettila giù. Positivo. Istruzione. Nostre tattiche. Dai. Sampdoria 0 tiri e 0 in porta. Cioè, non esiste che perdiamo sta partita. Ultimo change. No, aspetta un attimo. Mettiamo Zanoli per Ramani. Proviamo a vedere questo Zanolino. Che fa anche il terzino destro che. Debutto anche per lui. Marione per il Raspa. Jeremy! Forse fuori gioco però. Da vedere. Da rivedere. Un po' al limite secondo me. Gol! Jeremy! Pino! Boom boom! E Pino ne c'è! E Pino ne c'è! Grande acquisto Pino. Ottimo.
Buono, dai, ci siamo. Pino è vicino a 1000 bonus, perfetto. Andiamo a vincere. Buono, raga, noi ci salutiamo lodando Pino. Dov'è il mio Pino? Guarda quanti assist, poi. Perfetto. La classifica, vediamo se Milan ha già giocato. No, dai, vediamo la partita del Milan. Dai, vediamo se il Milan gioca. No, non gioca, avrà... no, capisco il perché. Saremo il Verona, altra partita da vincere assolutamente. Mi l'ho saltata questa. Vabbè. Infortunato, ma che sport. Si stanno distruggendo tutti. Tanti, tanti infortuni purtroppo. Verona, Ferencváros. Adesso le prossime sono allora Verona, Ferencváros, Salernitana, Siviglia, Cremonese. Il campionato dovevamo fare absolutamente 9 punti. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!